Ciao a tutti amici di Travel Guru, oggi siamo a Rodi e vi facciamo vedere tutto quello che c'è da fare e anche un paio di cose che in genere consigliano di fare ma noi sconsigliamo assolutamente di fare. Come sempre anche un po' di cibo e di alcol, perché non ci manca mai, e tanto divertimento. Ciao! Cretinia Castle, una meta meno famosa delle altre qui a Rodi, ma che a noi interessa. Andiamo a vedere com'è. Ragazzi, uno spettacolo! Guardate che mare blu e guardate che contrasto con la rocca. Le spiagge di Rodi, ci sono tantissime spiagge per tutti i gusti, alcune gratuite, alcune a pagamento, beach club, c'è un po' di tutto. Adesso noi partiamo da qui, che è uno dei posti più lussuosi che ci sono di Rodi, ce lo siamo goduti, ce lo stiamo godendo, dove ci faranno anche degli ottimi cocktail a bordo spiaggia. Come si suol dire, ciao poveri, noi siamo qui in riva alla spiaggia che beviamo Bellini, alla vostra. E dietro di noi una delle spiagge più belle in assoluto di Rodi, la Anthony Quinn Spiaggia. In realtà non è tanto la spiaggia ma è la baia che è di là. La baia, ora vi faccio vedere la baia. Ecco la baia di Anthony Quinn. Benvenuti nella spiaggia di Agati. La spiaggia di Agati, dove oltre un bel mare c'è un bel leo. C'è anche un bel leo, vabbè. E là dietro delle rovine di un castello. Ed eccoci alla spiaggia di Tragono. Teoricamente questo è un posto da snorkeling un po' migliore degli altri. Lo scopriremo presto. Intanto vi facciamo vedere un po' della spiaggia. Ed eccoci al castello di Monolitos, in mezzo alle montagne, un altro dei castelli da vedere qui a Rodi. Come si fa una combinata? Ovvero, se sei solo in due e non vuoi farti fare la foto da qualcun altro perché tanto ti farà una foto di merda, allora cosa fai? Fai la foto prima di uno, poi dell'altro e poi le combini poi insieme in post produzione. Cosa succede adesso? Virginia fa una foto a me, poi io lascio un segno di dove ero seduto io, Virginia lascia un segno di dove era lei, io la raggiungo, mi metto nella stessa posizione e scatto a lei. E anche il castello, rovine del castello di Monolitos sono viste. Compresa la chiesetta che ci hanno costruito sopra, molto carina. E oggi che siamo vestiti quasi bene, facciamo, qui ci va la ripresa fashion blogger, eh? La valle delle farfalle, fa anche rima. Andiamo a vedere. Parlo piano per non disturbare le farfalle. Sono molto difficili da trovare, gli alberi sono pieni, sono ricoperti di farfalle in certi casi, ma le farfalle sembrano delle foglie. In pratica, quando si fermano hanno la forma delle foglie. Sembrano proprio delle foglie. Quando volano le ali sotto sono rosse, sono molto 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 belle.
E alla fine del percorso delle farfalle c'è il piccolo monastero, di cui non ricordo il nome. Calo Petras, di cui non sentivamo il bisogno, nel senso che per arrivarci bisogna salire una scalinata. 150 metri, vabbè, e qui c'è salito già all'infinito. Si può arrivare anche con la macchina o lo scooter. Ma noi arrivando da sotto siamo arrivati a piedi. Che gioia. Vabbè. Guardiamolo. Camiros, le antiche rovine di Camiros. Città ellenistica ricostruita dopo un devastante terremoto nel 226 prima di Cristo, avanti Cristo. Rimango sempre impressionato di fronte a questi siti archeologici così grandi, perché è vero che a vederli così sembrano solo pietre, dici caspita sono pietre, però ognuna di queste pietre era un edificio, una vita, qualcosa. Purtroppo lo sminuisce un po' il fatto che non ci siano delle descrizioni che ti dicano cosa c'era qui, cosa c'era là, lo rendono meno vivo. Però se elaboriamo un po' con la fantasia, si trova un interesse, si trova un'emozione in tutto questo. Questo era uno dei tre centri abitati più grandi che componevano Rodi. Se state in silenzio e lasciate che il vento scorra sulle pietre e parli, potete sentire ancora i rumori della città. Mi piace, l'ho trovato molto romantico, perché io sono un tipo molto romantico. Se lo dice da solo. Brassonissis, un posto davvero particolare, dove il mare Egeo incontra il mar di Levante. Questi due mari, quando la marea bassa, sono completamente separati da una lingua di terra che permette di raggiungere il promontorio alle mie spalle. Quando la marea alta, come adesso, i due mari si uniscono e fanno all'amore. Questa è la terza volta che veniamo qui e ci facciamo 2 ore di motoretta per vedere la bassa marea andare dall'altra parte. Sta bassa marea non arriva. Comunque adesso io mi sono rotto le balle e attraverso. Leo ci prova. La corrente è forte, ma se uno sta attento l'acqua è bassa. Uno ci prova, ecco. Da qui c'è un mare. Da qui c'è l'altro mare. Eccomi. Si fa il surf con i paracaduti e qua si fa il windsurf. Quindi l'esperienza l'abbiamo fatta, da un lato avevo il mare Egeo, dall'altro il mar Levante. Devo dire che anche se è una puttanata dal punto di vista di cosa fare, però fa sensazione, è divertente, fatelo, venite, vale la pena. Ed eccoci a Lindos, una bellissima necropoli, acropoli, insomma, antiche costruzioni greche, in cima a un monte. Per arrivare qui abbiamo fatto una coda mostruosa, fa un caldo tipo 40 gradi, ma è uno spettacolo. Purtroppo l'eccesso di turisti rovina l'esperienza. Su questo bisogna essere sinceri, però vale comunque la pena venire. Dopo esserci disidratati per salire all'Acropoli, che c'era un sole boia, ci siamo fermati in questo posto che si chiama Village Café e stiamo cercando di reidratarci. Io Ribes e lime e Leo una limonata. Cin cin. Ai piedi della, chiamiamola rocca, si chiama Acropoli. Ai piedi dell'Acropoli di Lindos c'è
invece una cittadina tutta di casette bianche. Tutta di casette bianche. Molto pittoresco. Molto turistico. Super turistico, terribile. Pieno di negozietti e di gente. Pieno zeppo di gente. Cari avventori di Travel Gudu, vorremmo chiedervi una cosa. Se venite qui, non salite sui muli per andare all'Acropoli. Non usate questi poveri muli, lasciateli a morire di sete. Non gli danno da bere, una vergogna. Facciamo finire questa cazzata. Ed eccoci alle Seven Springs, che di primo acchito sembrano un po' un pacco, ma le esploriamo meglio per capire se valga la pena e consigliarvele. Riassumiamo. Se dovessi dare la definizione di cagata, probabilmente darei questo percorso qui. Quindi, tu vai alle Sette Spring, che non è nient'altro che praticamente un rigagnolo d'acqua che scende in un punto carino, però rovinato da un estremo turismo. Poi entri dentro un angusto tubo di cemento, non naturale, ripeto, di cemento, dove stai, ci passi dentro per 700 metri, onde evitare un piccolo percorso in montagna, che è quello che abbiamo fatto noi, ma veramente microscopico. Anche quello, babò. Poi cammini in mezzo al rigagnolo per 100 metri, arrivi a una cascata artificiale che però vista da sotto diventa un punto Instagram. Quindi se siete dei super Instagrammer, verrete per farvi la vostra foto Instagram qui sotto. Se siete venuti per vedere qualcosa di Rodi un po' carino, non venite qua. È per adesso l'unico posto che vi sconsigliamo di Rodi. I vini di Rodi. Siamo a Embonas, che è una cittadina dedicata al vino. È come fosse la Barossa Valley in Australia o la zona vinicola di Lanzarote. Se vi ricordate, noi siamo già andati ad assaggiare tutti i vini di Lanzarote, guardatevi il video, siamo andati ad assaggiarci i vini australiani più famosi. Noi beviamo sempre. Ovviamente ci sono un sacco di produttori, un sacco di wine tasting, molti free. Noi abbiamo scelto di andare da Kunaki. Siamo arrivati al numero 6. Decimo assaggio, si chiama Sweet Talk. La situazione si fa interessante, passiamo praticamente alle grappe. Dodicesimo assaggio, questa è un'altra grappa. Tredicesimo assaggio, bonus track, il Racomelo. Quattordicesimo assaggio, lo Shuma, 40 gradi, che è sia il grado alcolico sia la temperatura che abbiamo oggi. L'ideale per me. E abbiamo finito il nostro wine testing, testing come test. Chiedeteglielo dopo 13 assaggi e ti devi dire così. Siamo perfettamente sobri. E abbiamo assaggiato e degustato, e quello che non volevamo bere non lo abbiamo bevuto, lo abbiamo buttato nel contenitore del buttare. Però noi volevamo bere tutto, quindi non abbiamo buttato niente. E basta, è stata una bella esperienza, ve la consigliamo. Ed eccoci giunti a Rodi. E dietro di noi il palazzo del grande maestro. Siamo a Rodi. Rodi, isola e anche città. Grecia. Tutte e due. Davvero spettacolare. Adesso andiamo a vedere la moschea di Solimano. Come sempre Virginia aveva ragione e non si può visitare la moschea di Solimano. Però la facciamo vedere da fuori. Ci stiamo refrigerando con un'ottima limonata. Siamo saliti sulla torre, dove in verità non è che ci sia un granché, però permette di vedere la cittadina da un punto di vista diverso. Adesso siamo al museo archeologico. La struttura architettonica è davvero interessante.
il museo solo per gli amanti della ceramica, però bisogna dire che si compra con un biglietto unico in cui si può visitare il castello che abbiamo visto prima, questo museo, una basilica e un paio di altre attrazioni, quindi diventa comunque compreso nel prezzo, conviene farlo. Dietro di me, dove vedete le due statue, c'erano i piedi del colosso, che poi si ergeva alto, è magnifico. Siamo in un locale bellissimo, si chiama Rattan, a Faliraki. Io ho preso il Vesper Martini, quello di James Bond, il Vesper Martini, c'è del gin, della vodka, una spruzzata di whisky, una cosa buonissima. Allora io, scusatemi se sono un po' volgare, ma ho un berlone di pollo. Guardate che bello il berlone di pollo. Il gin invece è una roba stranissima, non si capisce cosa c'è dentro. È pasta fillo con degli spinaci e della feta. Meglio il mio berlone di pollo? Non lo so. Cioè, parliamone ragazzi, qui è gente seria. Vabbè, a parte bevo il rum che avete già visto prima, qui c'è del chocolate, dello strawberry con del gelato, non so cosa non mi ricordo più. Virginia ha questa cosa particolarissima che non so descrivere, ma forse Virginia ci aiuterà se ha capito qualcosa. È una specie di sorbetto con le fragole, un crumble con una salsa praticamente allo yogurt aromatizzato col pepe. Spettacolo ragazzi, spettacolissimo. Siamo al Caffè Auvergne, un angolo di paradiso nel centro di Rodi. Assaggio il mio primo gin tonic di Rodi. Cominciamo subito con i piatti tipici. Io ho preso un gyros con la salsa tzatziki. E Gini ha preso una strana torta. No, è un'insalata fatta sotto, c'è del pane raffermo che è bagnato dal sugo del pomodoro, c'è della feta sopra. È un piatto tipico di Creta. Lo so che siamo a Rodi, ma... Ok. Tentativo numero uno di andare nel miglior ristorante di Rodi. Ci è stato segnalato su un sito, o su più siti, o su un milione di siti. E infatti c'è la coda, ragazzi, c'è la coda. Gin tonic col gin monkey, che raramente lo bevo, però mi piace. Virginia beve intanto un cocktail di cui non ci ricordiamo più il nome, ma era molto interessante. E io prendo un piatto tipico, si chiama lo stofado, col riso basmati, ma del riso basmati me ne faccio niente. Qua invece abbiamo l'allumi, che è un formaggio tipico cotto, e qui abbiamo vari tipi di pane con la salsa all'aglio. Concludiamo con un gelato vaniglia con pezzi di scaglie di cioccolato che ci ha offerto lo chef. Non amo particolarmente la vaniglia, ma apprezzo molto la cosa, quindi me la mangio con grande gusto. Ma le sorprese continuano col mastica, che è praticamente un digestivo locale fatto con della resina. Questo chef mi piace, che poi è proprietario, non è lo chef, mi sta molto simpatico. Va degustato lentamente, rinfresca e fa digerire. E fra le esperienze da fare, anche di mangiare in arrivo al mare. Io ovviamente mangerò pesce, Virginia no. Virginia adesso è un po' concentrata perché vuole trovare un posto che io le ho chiesto di fare, dello snorkeling ben fatto, e lei sta cercando dove farlo. Speriamo di trovarlo. Intanto beviamo ambedue gin tonic. Ragazzi, l'orata, guardate che spettacolo. Virginia ha preso una cosa. La feta al forno. Feta al forno con le verdurine. Poche. Che panipita. Ma guardiamo meglio la mia. Questa sera siamo a Proavlio. Sì, Proavlio, si dice proprio così. Un locale con un'atmosfera molto bella che poi vi facciamo vedere. Virginia beverà un vino bianco. Io ho il mio classico gin tonic e qui ci sono praticamente del pane pita da pucciare in varie salsine, fra cui il tipico tzatziki e altre salsine tipiche. Allora, Virginia ha una pasta particolare che si chiama striptaria, che pare sia tipica greca. Tipica greca, ovviamente. Con verdura e la feta, un po' strano che ci sia una pasta greca. Con verdura e feta, beh, la pasta ormai è dappertutto. Io ho preso, perché io ovviamente prendo il pollo, però un pollo, una rullata di pollo particolare con spinaci e un formaggio locale sopra. E tante patatine. Buon appetito. E anche questa cena l'abbiamo fatta, i piatti non erano male, ma cambiate playlist perché la colonna sonora era terribile. Questa dub invece è sotto.